Buongiorno a tutti, eccoci con un nuovo testo, questa volta di Massimo Gramellini, Fai bei sogni. Leggete il libro dell'anno, 1 milione di copie vendute. Vabbè, può essere, io non sono stata attratta da questo, però va bene, lo volevo leggere perché è stato un libro abbastanza discusso, se ne è parlato tanto, dico vabbè, non voglio restare un po' fuori da questi canoni, no? Allora, il testo è edito da Longanesi, costa 14,90 euro. Io l'ho preso al 25%, meno male. Dunque, questo libro è un libro un po' particolare. Perché? Perché secondo me si può dividere in due parti. La prima parte è totalmente un flop. Linguaggio bello, stile eloquente, linguaggio erudito, metafore, similitudini, insomma, non c'è che da ammirare questo giornalista perché si vede che è una persona abbastanza colta, lo si evince, dal linguaggio, da come si esprime, dalle sue frasi, insomma, da tutto. L'unica cosa è che la narrazione all'inizio, la prima parte, è molto fredda. Fredda e distaccata, cosa anomala perché si tratta di una storia vera, soprattutto all'inizio, e gli parla della sua infanzia, quindi un linguaggio appioppato a un bambino di 9 anni. 9 anni che nel frattempo cresce, va alle medie, alle superiori, no? All'università, quindi la freddezza di un bambino no, non va bene assolutamente. La cosa che più mi ha dato fastidio però non è tanto questa freddezza, quanto il voler necessariamente appioppare un linguaggio da adulto, secondo me, a un bambino. A un bambino di 9 anni. Ora, se tu vuoi apparire, se vuoi usare linguaggi come la mamma, brutto cattivo, insomma, poi usi anche linguaggi nomi di cartoni animati, così, cerca di essere coerente con questo stile. È inutile che poi mi fai tutte queste logicità oppure tutte queste metafore che sono importanti, ma che secondo me appartengono a un adulto. Cioè, è vero che c'è la vena dello scrittore. Lo scrittore che cosa fa? Non fa altro che elaborare uno stile e quindi lo affida al suo personaggio. Ora, se questa è la tua vita e la tua storia, raccontala per filo e per segno come tu credi che sia giusto, non che la affidi a un personaggio che in questo caso è il bambino che è se stesso poi, no? Questa cosa mi ha dato molto fastidio perché l'ho considerata come una specie di forzatura, un voler farsi vedere per quello che poi secondo me non si è. Va bene, ma queste sono ovviamente tutta frutto della mia esperienza di lettrice, ma anche della mia opinione personale, chiaramente, no? Quello che dicono nel Legge Universale. Quindi mi ha dato fastidio, l'ho trovato banale, andando avanti nella lettura, mi sembrava. Quindi quando poi ho il pregiudizio, vado difficilmente avanti. Però vabbè, ce l'ho fatta, anche perché di circa 220 pagine si legge quasi subito, anche se io ci ho impiegato quasi una settimana, per dire. Poi mi ha dato anche fastidio il fatto che vado a vedere alla fine ci sono i giudizi dei lettori. In un libro non mi era mai successa questa cosa. I giudizi dei lettori alla fine, chiaramente sono tutti positivi. Ora dico, per quanto bello possa essere un testo, c'è sempre quel lettore che critica in maniera negativa. Quindi, in che senso ha che ci metti tutti i giudizi positivi? Poi, questo giornalista è abbastanza famoso, famoso, insomma, si conosce, scrive bene, non ha bisogno di questa pubblicità stupida, a mio avviso, perché non lo so, mi ha dato molto fastidio comunque. E lì mi puzzava qualcosa, dico, vabbè, va, questo è il solito, che si vuole fare i soldi, no, che si vuole fare pubblicità, ma non ci vale. Niente, vado avanti e continua questa sorta di cose. Sì, belle frasi, sottolineo qualcosina, qualcos'altra la tralascio. Niente. Succede che, appunto, è la storia, come dicevo, che l'autore perde la madre e quindi ha una vita un po' difficile, no? Perché questa perdita è un vuoto incolmabile, insuperabile. C'è anche la questione del perdono, perché lui si sente abbandonato da questa madre e di conseguenza la colpevolizza. Poi un'altra cosa che mi è sembrata banale, sapete qual è? Bene, il bambino di 9 anni perde la madre, però non è possibile che ogni persona che può essere la tata, che può essere un'altra convivente, che può essere un'altra figura femminile, lui cosa va? Gli va a dire vuoi diventare la mia mamma? Cioè, scusami, secondo me una madre soprattutto è unica, non cosa fa? La cambi? Sì, lo farai anche per disperazione, però almeno non lo scrivere, abbi questa accortezza. Boh, vabbè, piccola
piccole cose. Dalla seconda parte in poi, ecco che il libro cambia totalmente, e meno male, perché diventa una meraviglia, sì. C'è un segreto particolare che si cela dietro alla morte di questa madre. L'autore ne prende consapevolezza e soprattutto lo viene a scoprire. In che modo? Sappiamo tutti che questo giornalista scrive presso quotidiani famosi. Ora, la cosa bella, bella, insomma, mica tanto, no? La cosa strana, lo scherzo del destino che si mette nella vita quotidiana di tutti noi è che lui apprende la notizia proprio dal quotidiano presso cui lui scrive. Cioè, tramite un foglio di giornale, un pezzo scritto da un giornalista, apprende la verità sulla morte di sua mamma. Ovviamente gli viene fornita poi da un altro personaggio del libro, no? E non è che lui se la ricerca. E insomma, questa rivelazione, questo segreto cambia tutto il modo di vedere. Per fortuna cambia anche il libro, l'andamento del libro, meno male, eh. Devo dire che poi la lettura diventa incalzante e diventa emozionante, e quasi da rabbrividire, e se uno è un po' malinconico, attraversa un periodo triste, scappa pure la lacrimuccia. Devo dire che non lascia indifferenti. È una storia, sì, molto toccante, che fa riflettere anche sulla questione della vita. Sì, ci sono diverse somiglianze anche con la vita di tutti noi, anche se non abbiamo avuto questa grave perdita. E, sì, la cosa bella è che è stato umano, ecco, vedo dell'umanità. La freddezza iniziale si è disciolta, per fortuna con questa si è sciolta, così con questa umanità di fondo, con questa emozione e anche con un po' di, cioè provi anche un po' di pena, è brutto dirlo, è bruttissima, però si prova. E sì, consiglio di leggerlo perché dà una lezione di vita. Sì, dà una lezione di vita, come intraprendere, non come intraprendere, come affrontare, spesso anche da soli. Non si è orfani soltanto quando si perde un genitore o due genitori o si perde qualcuno, si è orfani anche quando i genitori sono vivi. C'è tutta una questione appunto sul perdono, cioè è molto strano perché ultimamente sto leggendo libri che fanno queste riflessioni, questi dibattiti sulla questione del perdono, come se io dovessi perdonare qualcuno. Boh, vabbè, se dobbiamo fare caso agli scherzi, al fatto che niente accade per caso. A tal proposito, volevo leggervi, non sulla questione del perdono, no? Volevo leggervi un pezzo che mi ha affascinato. Pur di non fare i conti con la realtà, preferiamo convivere con la finzione, spacciando per autentiche le ricostruzioni ritoccate o distorte su cui basiamo la nostra visione del mondo. Per rassicurarci nei nostri pregiudizi, leggiamo e ascoltiamo solo chi la pensa come noi. L'intuizione ci rivela di continuo chi siamo, ma restiamo insensibili alla voce degli dèi, coprendola con il ticchettio dei pensieri. È il frastuono delle emozioni. Preferiamo ignorarla, la verità, per non soffrire, per non guarire, perché altrimenti diventeremmo quello che abbiamo paura di essere, completamente vivi. Cioè, in sostanza, spesso si ha paura di vivere, non si ha paura di morire. E questo è difficile da capire, con le parole sì, l'abbiamo capito tutti, però con la realtà, con i fatti, con il vivere quotidiano, spesso non lo capiamo mai. E, insomma, sono rimasta piacevolmente colpita. Il finale è un po' triste, è una brutta storia da non augurare a nessuno. E, insomma, mi è piaciuta perché è autentica, sì, è chiaro, no? Però alla fine è riuscito l'autore a dare il messaggio che appunto voleva fare. È un po' strano questo voler mettere, si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia, insomma, uno come lui che parla degli altri, parla un po' della quotidianità, no? Quando scrive, è un giornalista, ricordo, che mette così in pubblico le sue emozioni, le sue vicende personali, i segreti di famiglia, no? Che in genere sono appunto segreti, restano tali.
Evidentemente ha voluto fare pace con se stessi, sempre per il discorso che quando si scrive, si fa. Questo libro era quello di Fabrizio Nava, che quando noi scriviamo, in qualche modo riusciamo a fare pace con il nostro passato, rileggendoci, con la stesura della nostra vita, della nostra storia a cui teniamo di più, riusciamo a fare pace, sì, col nostro passato e quindi siamo pronti a buttarci nella vita nuova. Bene, spero che se qualcuno ha letto magari mi faccia sapere. E niente, non mi resta che augurarvi buona lettura, buona giornata e a presto. Ciao ciao!